Benvenuti in Weco. So che siete qui per fare un giro e so anche che Weco cerca da sempre l'avanguardia e l'innovazione nelle sue idee. Quindi perché non partire dal principio di queste idee? Seguitemi nella zona di progettazione. Ma come? Subito? Hai ragione. Teniamo il meglio per ultimo. Cambio di piano. Seguitemi. Ok, partiamo dal cuore logistico dell'azienda, gli uffici. Ehi, ciao Rossano. Potresti mica... Lui è Rossano, uno dei nostri commerciali. Come avete visto, la cortesia in questo reparto non manca affatto. Il nostro ufficio commerciale ha contatti praticamente in tutto il mondo. Australia, Nuova Zelanda, Cina, Sud America, Europa. Voi chiedete e loro vi daranno una mano ovunque voi siate. Eccoci arrivati allo showroom. Qui potete vedere e toccare con mano tutti i nostri prodotti in un ambiente spazioso e luminoso. Ah, e se non vi basta rifarvi gli occhi, potete sempre provarli nella nostra welding desk. Però ricordatevi, se li volete provare, l'unica cosa che manca. Grazie, Rossano. Figurati. Ehi, per la truppa, fate caffè. Beh, abbiamo visto come funzionano le public relations e adesso entriamo nel vivo della faccenda. Attenzione, è altamente sconsigliato salire in mezzo di un'altra persona. Insomma, questa cosa è stata fatta esclusivamente per il video. Signore e signori, la produzione. Avrete notato un'abbondanza di cartellini colorati in questo reparto? Beh, sappiate che tutta la filiera produttiva si basa su di essi. Ogni cartellino indica il modello di macchina e a quale linea produttiva va assegnato. Tutto viene tracciato sui tabelloni secondo lo schema Kanban, così sappiamo sempre a che punto siamo. Semplice ed efficace. E in più, nessuno urla: "Dov'è il pezzo che mi serve?" Ah, prima che inizi la produzione viene verificato il funzionamento delle schede. Ogni circuito e ogni contatto vengono testati qui, in queste quattro postazioni, per assicurarci che il funzionamento sia al 100%, il tutto seguendo le precise procedure interne. Una volta collaudate vengono verniciate, un singolare tocco artistico con cui riusciamo a proteggerle dalle estreme condizioni di utilizzo a cui saranno sottoposte una volta assemblate in macchina. Ok, ora che è tutto pronto e organizzato, direi di passare al vivo dell'azione. Di qua! Dopo aver accuratamente testato le schede, ci spostiamo qui, dove avviene la produzione. I prodotti che lavoriamo e assembliamo sono tra i più vari e per ognuno abbiamo una linea dedicata. Qui, per esempio, ne vedete una molto sofisticata per l'assemblaggio di macchine medio-piccole. Qui, invece... Ne abbiamo una per prodotti più sofisticati e complessi. Ce n'è per ogni tipo di prodotto e ogni tipo di scala, insomma. Le nostre ragazze sono attente e meticolose per il montaggio secondo le normative ISO 9001. E grazie all'ausilio di stazioni per lavitatura dinamometriche computerizzate, viene assemblato il nostro prodotto. Ah, avete notato com'è tranquillo qui? In queste linee non ci sono montaggi meccanizzati. Il prodotto finale è tutta opera dei nostri ragazzi. Magari vi lascio lavorare, che dite? Una volta che i prodotti vengono completati, li parcheggiamo qui e li passiamo al collaudo, in modo da fare le ultime minuziose verifiche. E il passo successivo è l'acquisto e il capire come usarla. Com'è che si accendeva? Ma non temete, è per questo che esiste il customer service. Vi trovate con una saldatrice top di gamma, ma non sapete sfruttarla al 100%? Venite qui, il nostro ufficio è pronto a darvi consulenze e chiarimenti, facendo formazione e rispondendo a ogni vostra domanda. Ad esempio, perché andate via la luce adesso? Thank you.
Mi ero dimenticata. Mirko doveva tenere un corso. In videocall, ovviamente, di questi tempi è il minimo. Comodo, vero? Ah, finalmente la progettazione dove tutto ha inizio. In questo marasma di post-it, i nostri progettisti si destreggiano tra programmi e schemi al limite dell'incomprensibile, ma sicuramente molto suggestivi. Tra questi abbiamo la verifica degli schemi elettrici tra i vari componenti, a loro volta schematizzati in disegni tecnici e CAD, e infine la progettazione di schede e circuiti. Qui i complessi schemi che abbiamo appena visto iniziano a prendere forma. Questo reparto serve a montare e testare i prototipi, verificandone l'efficacia a contatto con l'acqua, come in questo test, e a temperature saariane, grazie alla Climate Chamber che è in grado di raggiungere oltre i 40 gradi. Se è tutto ok, il nostro prototipo sarà pronto per passare alla messa a punto. E adesso viene il bello! Questo è il cuore della messa a punto. Ogni minimo dettaglio viene calibrato per fare in modo che un prototipo ottimo sia un prototipo perfetto. Qui abbiamo due postazioni in cui Alberto si sta occupando delle saldature e della messa a punto delle nostre saldatrici. E poi la chicca definitiva. Con questa videocamera è possibile stabilire e perfezionare le prestazioni della macchina e visualizzare il minimo difetto di saldatura al millisecondo. Grazie a questo schema possiamo definire e calibrare al meglio ogni impulso elettrico per minimizzare le imperfezioni della saldatura. È decisamente la cosa più fantascientifica qui dentro, anche considerando il robot antropomorfo che manovra la saldatrice. Naturalmente, a cosa servirebbe tutta questa messa a punto senza una verifica finale? Grazie all'analisi metallografica possiamo determinare la precisione della saldatura a partire dalla sezione dei metalli. Vedere per credere? Beh, direi che più o meno ci siamo. Credo di avervi mostrato tutto, ma se avete ancora qualche dubbio passate di qui e chiedete del reparto commerciale. A proposito, è ora di saldare!